Anche i denti proprio singoli hanno delle proporzioni che sono bellissime da studiare. C'hai il centrale che ha una parabola, in genere la parabola dei denti è sempre un po' più in alta, la gengiva da questo lato è più bassa da questo lato, cioè tocca qui su la gengiva, ok? La parabola, se tu vai a vedere qua, è più spostata laterale, verso dietro. Poi qua scende. Ed è rotondo, da questo angolo è sempre più rotondo di questo. Questo è un angolo più stretto. Poi c'hai un punto di contatto qua che è più basso e un punto di contatto che è più alto con quello di qua. Tu devi unire quindi questo zenith con una curva ampia a questo, un angolo stretto e unisci qua fino a 2/3. Poi è il momento di salire con un cerchio largo. Questo è un cerchio largo. Questo è un cerchio stretto, questo è un cerchio larghissimo, ma questo è più stretto come cerchio. Questo è un incisivo centrale, come è fatto, e otterrai che la linea di transizione qua ce l'hai qui, qui ce l'hai un po' più verso il margine. Queste linee con superior noi non ci dobbiamo, viene scimprare, come si dice, non dobbiamo diventare scemi, capito, a ricordarci queste linee. Perché abbiamo delle librerie che sono delle scansioni di denti naturali. Quindi tu apri quella libreria e ci sono il 3D di denti naturali. La natura è già, ha già i codici, nella natura ci sono i codici, i denti di come devono essere. Semplicemente sappi che ci sono delle tipologie di denti, librerie di denti rotondeggianti, quadrati, rettangolari, ovali. E quello lo vai a selezionare, fai il match con la forma del viso. Provatevi a guardare Ma la forma attorno. dei denti si fa in base alla forma del Del viso. viso, sì. Ci sono visi rettangolari, ovali. Allora, ve li disegno qua. Ci abbiamo visi Io come ce l'ho? quadrati, Quadrati. rettangolari, tondi, Ovali. dolico, ovali. Ok, io ce l'ho ovale. Quell'ovale è la classica te. È una testa un pochino. La famosa testa. La famosa testa quella. Cercate un viso rotondo nella sala. Non c'è stato, no, non c'è Guardatevi, niente. sì che c'è. Guarda, Sì, ce l'hai no, dietro, qua ce l'hai. sì, dietro c'è un testa rotondo. Sì, Eccolo là. è lui. Viso rotondo. Sì, io vedo male. Guardate un viso ovale lì. Ok, la prima ragazza. Quella di destra, ma anche quella di dietro. Sì, la prima ragazza, là. Tutte e due, Ovale, lei è più rettangolare. C'ha le mascelle un po' più sporgenti qua e anche qua le bozze. poi ci sono Lui ce quelli l'ha quadrato il viso e c'ha anche la faccia striste, c'ha le pliche qua, le pliche che danno Volendo età fare, ci sono danno. anche viso testa triangolo, I denti, quelli sono i denti più brutti, ci sono i denti triangolari che sono i più brutti. Esteticamente è sempre da evitare il dente triangolare perché è sempre sintomo, cioè il cervello lo interpreta come un dente anziano, il dente triangolare. Perché normalmente un dente ha, vi ho detto, un equatore, così, tac, tac. Se questo si consuma, diventa un dente triangolare. Capite? Quindi il cervello interpreta la forma triangolare come un dente anziano. È sempre meglio evitarlo. Più è rotondo, poi più è sensuale, e anche lì con la composizione puoi faccio giocare. rotondi. Se fai canini lunghi, è aggressivo.